Oh, eccoci qua, mi pare che siamo in live. Aspettate che prendo un goccio d'acqua, intanto che la sala si popola, o si popoli, scusate. Tanto beviamo, no? Perché ho appena finito di fare un po' di trazioni, piegamenti. Come sapete, le palestre sono chiuse e quindi da qualche mesetto, 6 mesi, che ci dedichiamo a un po' di carico naturale. Un po' di carico naturale. Buongiorno, benvenuti a tutti ragazzi. Questa nuova diretta in sessione multichannel. Ovviamente aspettiamo sempre che si popoli, diciamo, la sala. Oggi, ragazzi, ho un messaggio davvero molto importante da dirvi, anche perché non so se ne siete a conoscenza, ma oramai è 2 o 3 giorni che ho lanciato, creato il webinar, l'ultimo webinar. Gioca tennis in sicurezza, Play Safe, il webinar di Tennis Winner Game. Quindi, se avete domande, oggi ne approfittiamo qui per parlare di questo. Ma prima di dirvi, di entrare nello specifico di questo webinar, oggi aspetto qualcheduno. Innanzitutto, ragazzi, si sente il volume, si sente l'audio, si sente il ritorno. C'è una zanzara che sta girando, ci sono le zanzare anche a marzo, anche se qua fa ancora freschino, qua in quel di Fano. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ragazzi, se mi sentite, Andrea dice ciao Tiziano, buongiorno. Ciao Andrea, un abbraccione, ci siamo sentiti anche ieri. Grande Andrea, sono pronto con la VIP analysis. Filippo, tutto perfetto? Ok, Andrea sì, si sente bene. Ok, perfetto ragazzi. Audio e resto top. Ok, e beh, siamo dentro uno studio. Sapete che quando facciamo i video fuori, purtroppo è un po' più difficile mantenere quest'audio, soprattutto in diretta, perché non si può attaccare la cuffietta e purtroppo, soprattutto col cellulare, con i dispositivi mobili, c'è vento, eccetera, eccetera. Invece così, diciamo, mantenendo chiaramente tutto ovattato, si riesce molto meglio, quindi in uno studio è assolutamente meglio. Vediamo un po' Eva, buongiorno, buongiorno Eva, si sente? Ok, perfetto, bellissima la foto che hai sul tuo dritto. Grande, molto bene, quindi vedo che ci sono parecchi appassionati in sala che sono già arrivati all'interno di questa diretta multichannel, quindi Facebook, quindi YouTube e quindi StreamYard. Allora, innanzitutto ne approfitto subito, parto dalla fine oggi, quindi anziché partire dall'inizio, parto dalla fine, perché vi vorrei mettere qui il link del tenniswinnergame.academy/webinar-playsafe, quindi potete vederlo qua sotto e potete già iscrivervi. Perché questo webinar è grande, grande Eva, perché questo webinar? Questo webinar, quindi potete andare, compilare nome e cognome e iscrivervi, e indirizzo mail chiaramente, iscrivervi, riceverete tutte le istruzioni del caso all'interno della vostra mail. Questo webinar è stato creato per un motivo molto semplice, perché molti appassionati mi hanno detto in questo periodo storico: Tizio, ma come faccio a mettere in pratica tutte le tue cose anche se siamo in questo periodo pandemico, c'è questa situazione? Quindi indubbiamente questa è una situazione difficile, indubbiamente in inverno, soprattutto nel centro-nord, siamo stati costretti ad andare a giocare fuori, magari sotto con temperature prossime sotto lo zero, e questa cosa qua è una cosa che chiaramente non fa assolutamente bene sia al nostro fisico, alla nostra mente, al nostro corpo. Questo perché chiaramente ci sono state imposte delle forti restrizioni, e quindi questo webinar deve essere proprio riscatto, deve essere la rivalsa, perché è primavera. In primavera, come ci spiega la natura, diciamo, si risorge dalle ceneri, appunto come fanno le fenici. E quindi questo webinar di inizio primavera o di fine inverno, mettetela come volete, deve essere il nostro riscatto. Quindi farò un webinar davvero sensazionale e unico, fissato per lunedì 29 marzo 2021. Cliccando su questo link, tenniswinnergameacademy/webinar-playsafe, potrete registrarvi. E all'interno di questo webinar sarà un webinar assolutamente speciale e unico, come vi ho appena detto, e non sarà un webinar come gli altri, ma sarà un webinar all'interno del quale vi svelerò il metodo PST, quindi il mio metodo personale che utilizzo da più di un anno oramai a questa parte, quindi ahimè da quando siamo stati sotto lockdown la prima volta, e non è cambiato molto, diciamo, da quel tempo a un anno da oggi, almeno in Italia purtroppo, e per riuscire a migliorare concretamente il tuo tennis anche in questa situazione pandemica, e speriamo che sia post-pandemica. Poi mi sono reso conto di una cosa, scusate intanto, buongiorno Barbara, buongiorno a te, benvenuta. Mi sono reso conto di una cosa, ragazzi, se avete delle domande da fare in base al webinar o sul webinar, fatemele pure. Siamo tutti in zona rossa, ok? O in zona arancione, e fino a Pasqua almeno saremo così, ma vedrete che molto probabilmente
queste restrizioni continueranno almeno fino a fine aprile, purtroppo. Io non sono il Presidente della Repubblica, quindi non decido io, ma posso vedere un po' come gira la situazione, e visto che in paesi come ad esempio la Florida ne sono quasi già tutti usciti e mancano 2 mesi, diciamo più o meno a stime, poi ne escono tutti, e in molti altri paesi ancora si gira tranquillamente e tutto sembra essere sotto controllo, sempre chiaramente con le dovute precauzioni, noi in Italia arriviamo sempre 50 anni dopo. Quindi sicuramente questa situazione si andrà a protrarre. E perché quindi questo webinar? Questo webinar appunto vi insegnerà passo passo e per filo e per segno come riuscire a giocare in sicurezza in questo periodo, in questa situazione pandemica, perché molti appassionati, vi ripeto la domanda di prima, mi hanno chiesto: Tiz, ma io tutte le cose che tu dici e che stai facendo sono ottime, mi piacciono tantissimo, ma non riesco praticamente a metterle in pratica perché sono in zona rossa, e perché comunque non riesco a giocare nel mio circolo, perché mi devo obbligatoriamente tesserare, altrimenti dobbiamo addirittura fingere di essere dei giocatori professionisti per praticare la nostra passione più grande. Quindi tutte queste cose, secondo me, a me non stanno bene assolutamente, non so se stanno bene a voi, vedo il silenzio degli innocenti in questa chat, quindi probabilmente vi stanno bene, ma io sto selezionando solamente quelle persone che vogliono ruggire, quelle persone che hanno voglia di riscatto, e quegli appassionati, quelle appassionate che vogliono realmente farsi sentire. In che modo? Chiaramente questa non è una situazione che dipende da noi, è una situazione che ci è arrivata dall'esterno, e tutto quello che possiamo fare però è cercare di prendere questa situazione, questo periodo di difficoltà difficile, di crisi che stiamo vivendo, per girarla e trasformarla in una situazione di grandissima opportunità. Ebbene, quando è venuto fuori il lockdown l'anno scorso e nessuno se l'aspettava, Eva ha deciso di rompere il silenzio, infatti siamo messi male, lo penso pure io, Eva, quindi meno male che una persona in sala condivide con quello che sto dicendo, perché sappiate che in Italia c'è una mentalità molto diciamo pessimista, ma poco secondo me anche volta al miglioramento della situazione. Quindi se noi siamo in questa situazione è anche un po' colpa nostra per il nostro, diciamo, modo di vedere le cose, ok? Quindi dobbiamo cercare di essere un po' più proattivi, di cercare di prendere la vita con coraggio, di petto, anche se non è facile in questa situazione, ma ci dobbiamo assolutamente provare. E quello che vi volevo dire, infatti, riguarda appunto questa situazione: quando siamo stati chiusi per 2 mesi l'anno scorso in lockdown, quello che mi è venuto in mente di fare, avevo 2 strade a disposizione, no? La prima strada era quella di dire: ok guys, mi metto sul divano 2 mesi, lo potevo fare benissimo, perché le stagioni precedenti erano andate molto bene, eventi dal vivo, eccetera, eccetera. Poi si sarebbe sbloccato tutto, diciamo, verso maggio-giugno dell'estate, come infatti poi si è sbloccato, abbiamo rifatto gli eventi dal vivo, eccetera, quindi potevo prendermi 2 mesi di pausa, no? Dico, adesso mi metto sul divano, mangio le patatine, guardo Netflix e finalmente per 2 mesi della mia vita mi riposo, non faccio niente. Questa è la mentalità assenteista dell'80% degli italiani, così come dell'80% degli appassionati. Quindi questa era la prima strada, magari la prima strada anche più semplice da percorrere. Ciao Stefano, un abbraccione da tutta la Sardegna e da tutta Fano. Buongiorno Emanuele, buongiorno a te. Quindi prima strada era quella di non fare niente praticamente, mettermi seduto sul divano, essere tranquillo, beato, nessuno mi avrebbe rotto le scatole, 2 mesi in chiusura completa, cioè il lockdown, andiamo a cantare nei balconi, no? Come l'inno d'Italia, come facevano tutti. Oppure, seconda strada, che cosa potevo fare? Potevo dire, cavolo Tiz, però, cioè, voglio dire, tu nel 2016 sei stato il pioniere per il tennis digitale in Italia. Cioè, quando ho iniziato io, nel 2016 non esisteva nessuno. Sapete cosa vuol dire nessuno? Nessuno. Avete presente quando fanno la pubblicità dell'acqua alete, quella particella di sodio che dice c'è nessuno? Ecco, uguale, non c'era nessuno, ok? Zero. Zero, il vuoto totale. Allora, arrivo io e dico, si può giocare a tennis online, quello che poi è arrivato adesso ad essere la DAD, la famosa didattica a distanza, e che adesso ha preso tanto piede, e poi, diciamo, è arrivata questa situazione. È chiaro che a distanza di 5 anni ci sono tanti maestri che possono fare dei video sul web, dei video tutorial, occhio non avere delle piattaforme multimediali, perché siamo l'unica ancora piattaforma multimediale in Italia, perché fare una piattaforma multimediale significa
dedicarci tempo, perché ragazzi, dentro la mia piattaforma multimediale io e il mio team ha dedicato tempo, ci vogliono programmatori, ci vuole un team, ci vuole uno staff, ci sono più di 250 ore di video formazione con materiale PDF, MP3, file audio scaricabili, ma questo è un altro discorso, okay? Ne parlo in consulenza con molti appassionati che fanno consulenze personalmente con me e che sono interessati a entrare nel percorso. Ma parlando di seconda strada, dico, potevo non fare niente, oppure la seconda via era, ok Tiz, va bene, alla fine sei stato tu il pioniere del tennis digitale in Italia. Quindi, e stai anche vedendo che in questa prima settimana di lockdown tantissimi maestri accendono il cellulare con le dirette, magari non sapevano ancora come fare, ma hanno detto, ok, sono a casa, non posso lavorare, che cosa posso fare? Accendo il cellulare, proviamo sta roba di Facebook. Magari Tiziano è stato seguito così tanto in Italia in questi 5 anni, forse ci sarà un motivo, no? Quindi tirano fuori il cellulare e ragazzi, ho visto di tutto. Ho visto di tutto. Ho visto maestri che si inventavano esercitazioni a casa, che provavano a comunicare, che provavano a parlare e provavano a spiegare delle esercitazioni dal salotto di casa, prendendo in mano bottiglie, prendendo in mano racchette, prendendo in mano tutto. Ma ragazzi, ho visto una roba veramente ridicola. Ridicola. Perché ridicola? E ve lo posso dire chiaramente, dopo che chiaramente sono stato in Parlamento come prima eccellenza digitale sportiva nel mondo italiano. Cosa ridicola? Perché ragazzi, l'online è una professione. Cioè la gente su internet ci lavora, ok? Io sono uno dei tanti che in questa era delle informazioni lavora su internet, ok? Sono un maestro di tennis digitale e lo faccio dal 2016, quando tutti inizialmente mi ridevano dietro, adesso non ridono più ma mi criticano. Cioè Arthur Schopenhauer dice sempre che una grande idea prima di diventare tale passa attraverso 3 stadi, ok? Da prima viene derisa, poi viene aspramente criticata e infine viene accettata come ovvia. E adesso che questa idea della DAD, della didattica a distanza, dell'online, di come imparare comunque a prendere le competenze per giocare a tennis realmente si sia sviluppata anche nel nostro, diciamo, bacino d'utenza italiana per questa situazione, io dovevo fare qualcosa. Era lockdown e dovevo assolutamente fare qualcosa. Dico, cavolo, stanno facendo qualcosa i maestri che sono obbligati a stare dentro casa e che non sanno lavorare online col cellulare, stanno provando a far così, che sembravano dei disperati. Cioè, mi sono fatto delle risate incredibili in quel periodo perché cercavano di inventarsi una cosa che non puoi inventare, come se io iniziassi a fare l'avvocato o il medico, chiaramente faccio ridere i polli, non è la mia professione. E quindi ho visto tutte queste persone, dico, che cosa faccio? Devo fare qualcosa. E di conseguenza ho creato tutto ciò che vi svelerò poi all'interno del webinar Play Safe, gioca tennis in sicurezza, del lunedì 29 marzo 2021. E perché ho creato tutta questa cosa qui? Ho creato tutta questa cosa qui perché non potevo fare dei semplici video, tutorial dimostrativi o qualche diretta. Sì, le ho fatte le dirette, ho fatto più di 250 appassionati in diretta io da casa, collegati tutti simultaneamente, perché era un periodo difficile ed eravamo infatti tutti dentro casa, ma a prescindere da questo discorso, ho voluto creare un qualcosa di davvero importante, ho voluto creare un metodo per tutti quegli appassionati che sono costretti dalla zona rossa, che sono costretti dal lockdown, che erano stati costretti dal lockdown. E perché ti vado a riproporre e ti svelo questo metodo PST nel webinar di lunedì 29 marzo 2021? Ebbene, ti svelo tutto questo metodo a distanza di un anno, numero uno perché non è cambiato una mazza, purtroppo, rispetto all'anno scorso. Sì, abbiamo una sorta di libertà, ma abbiamo una sorta di libertà vigilata. Ma punto numero due, perché questo metodo è utilissimo, è sempre evergreen, quindi è sempre verde, anche per tutti coloro che magari hanno poco tempo per giocare a tennis. Ieri ho fatto una consulenza con un'appassionata che gioca 12 ore alla settimana a tennis e ha una vita lavorativa intensissima, quindi alibi, scuse stanno a zero, ragazzi. Poi ho parlato con un altro appassionato in consulenza, alibi a palla, scuse a palla, quindi guardate un po' le differenze. È giusto avere gli alibi o non è giusto? Cioè, che differenza c'è tra l'appassionata X, chiamo appassionata X perché chiaramente non posso fare nomi, e appassionato Y, comunque erano un maschio e una femmina, che si riempie di scuse, si riempie di alibi e non riesce comunque sia a trovare nemmeno un'ora di tempo per giocare. C'è differenza. 12 ore di tennis giocava una e lavora, ha un lavoro, lavora sempre, c'ha i figli, famiglia, eccetera. Zero, un'ora alla settimana giocava l'altro, praticamente non aveva tempo da mettere a disposizione nelle proprie passioni. Quindi c'è qualcosa che non va, no? Però va bene, a parte gli alibi, ho detto, ok Tiz, va bene, molti appassionati hanno questa scusa, che non hanno tempo per allenarsi,
secondo me, non hanno voglia di allenarsi, che è diverso, perché entrando, sto facendo consulenze con tantissimi appassionati, molte chiaramente le rifiuto, ma facendo consulenza con tantissimi appassionati, posso garantirti che l'80% di loro riempiono la loro testa di stronzate. Quindi sono tutti alibi, sono tutte scuse che infognano la mente con dei legacci mentali che non gli impediscono realmente di arrivare alla soglia, di rompere la soglia critica, questo famoso break-even economico, e di mandare il proprio tennis nella direzione desiderata. Quindi gli insuccessi della maggior parte degli appassionati dipendono dalle cazzate che tutti questi appassionati si raccontano all'interno della loro mente. Non ho soldi, non ho tempo, c'ho famiglia, adesso c'è il Covid, sono in zona rossa, eccetera eccetera. Quindi queste sono tutte stronzate, ve lo posso dire chiaramente, per non agire. Perché quando c'era il Covid a marzo dell'anno scorso, 2 mesi di fila, per 1 ora, 2 ore al giorno, ho fatto dei video di 1 ora più o meno, 1 oretta, dove facevo allenamenti da casa, ok? Vi facevo vedere fisicamente come ci si poteva preparare anziché stare sul divano e aspettare che riaprissero le palestre. Ebbene, c'è stata la maggior parte delle persone che ha avuto da ridire anche lì, perché magari non riusciva. Ma come cazzo non riesci ad allenarti se non hai niente da fare a parte che fare la pizza e cucinare? Ma mi puoi dire come puoi non trovare 1 ora di tempo da dedicare all'attività sportiva? E soprattutto se c'hai comunque dei video che possono aiutarti, o un video training gratis, erano delle dirette su Facebook, no? L'80% delle persone è riuscita a trovare scuse anche lì. Quindi, come potete vedere, non è per tutti avere successo nella vita, non è per tutti avere successo nel tennis, ma non è per tutti, perché è questione di differenti mentalità, è questione di forma mentis. Non so se siete d'accordo con me in chat, alzate la mano, fatemi sentire che ci siete, perché a me piace il pubblico sveglio. Quindi, quello che vi stavo dicendo, bevo un altro po', scusate, che ho appena finito di fare un po' di pesetti, visto che parlavamo di pesi. Oh, Eva dice, e la Peppa, 12 ore, beata lei, io andrei a gambe per aria. No, ma Eva, allora, il discorso è, questa signora, io vi racconto chiaramente ciò che mi dicono, no, gli appassionati. Ovvio che 12 ore sono tante, anche io appena ho sentito 12 ore di lezione, cioè, sono tante, complimenti, no? Perché cavolo, non tutti riescono a giocare 12 ore. Però era per fare un esempio, perché 12 ore un'appassionata riesce a giocare 12 ore? Io sto prendendo, oramai ho fatto 80-90 consulenze in 2 mesi e sono da solo, le faccio io, quindi mi sarò fatto un'idea, no? Perché sto parlando direttamente con gli appassionati. 12 ore alla settimana di tennis, e lavora, ha 2 attività, va molto bene, c'ha la famiglia eccetera, e poi l'appassionato Y che fa fatica a trovare lavoro, che fa fatica a trovare 1 ora di tempo per giocare a tennis, che ha la schiena rotta, che crede che la tachipirina gli possa risolvere la situazione, che è in zona rossa, che fa fatica a mettere in pratica i miei video perché magari non riesce a trovare un compagno, uno sparring. Cioè, ragazzi, ci sono dinamiche che si dividono, cioè ci sono 2 dinamiche. Due completamente, chiamiamole mentalità, mindset, dinamiche, sono 2 particolari elementi che differiscono completamente. L'appassionata X ha la mindset e ha il DNA vincente, l'appassionato Y ha il DNA e la mentalità da perdente. Ma questo senza giudicare, cioè la gente sta bene in quella dinamica da perdente, ma è giusto così, però non si deve lamentare se poi non ottiene risultati o magari accampa alle scuse, alla fortuna, eccetera eccetera. Al contrario, abbiamo una mentalità, un DNA vincente, allora facciamo così, ok? Quindi, mi vedete cosa sto facendo? Non è per far vedere i bicipiti, perché non ce li ho più oramai che non vado in palestra, ma facciamo così, ci rimbocchiamo le maniche, ce le alziamo bene fino al collo, ok? E poi diciamo, ok, ci diamo da fare, ok? Adesso li tiro giù perché sono bianco, che ancora non ho preso il sole, scusate. E capite? Cioè, il discorso è semplicemente questo, cioè cercare di decidere da quale parte una persona, un appassionato, vuole stare.
vuoi essere l'appassionata, ovviamente Eva, mi aspettavo una battuta del tipo, lo so perché l'appassionata X è donna, l'appassionato Y è uomo, ci poteva stare, perché le donne sono multitasking, riescono a fare sempre tantissime cose contemporaneamente, le fanno tutte bene, l'appassionato maschio, invece il maschio è un po' più orso, fa più fatica, fa una cosa sola e magari non gli riesce neanche quella, quindi potrebbe essere quella la spiegazione, le donne hanno sempre una marcia in più rispetto ai maschi. Però sostanzialmente io entro a conoscenza con appassionati che realmente vogliono migliorare, appassionati che si raccontano continuamente balle, gli appassionati che si raccontano continuamente balle li taglio, gli appassionati che vogliono migliorare tac vengono dentro al mio percorso e gli faccio anche delle offerte speciali per entrare nel percorso, perché li voglio io assolutamente all'interno del percorso, perché possono apportare valore in quello che io faccio e tutta la mia community fa. Quindi ragazzi, questo discorso per dirvi, arrivo al punto della situazione, quindi al webinar di lunedì 29 marzo 2021, per dirvi che l'anno scorso ovviamente ho intrapreso questa seconda via, ovvero siamo in lockdown, non possiamo fare niente, non è vero, abbiamo il digitale, io sono il padrone, il pioniere del tennis digitale in Italia, devo fare qualcosa per gli appassionati, per poterli aiutare a migliorare il proprio tennis, la propria situazione tennistica. Quindi che cosa ho deciso di fare? Ho creato questo metodo PST che ti svelerò nel webinar del 29 marzo 2021, che serve ancora attualissima a distanza di un anno, perché ahimè non è cambiato niente, ma perché bisogna anche dire che va bene per chi ha poco tempo, perché chi non ha tempo per giocare, per andare in campo eccetera eccetera, può applicare questo metodo. E ragazzi, potete anche non credermi, ma poi nel webinar li conoscerete di persona, 250 appassionati, tra i quali Jenny, tra i quali Carmine, tra i quali Stefano, tra i quali Sergio, tra i quali Maurizio, cioè tutti questi appassionati ragazzi si sono impressionati, appassionati, impressionati, fa la rima, si sono impressionati di come, di quanto siano migliorati senza giocare all'apertura poi dei tornei estivi dell'anno scorso rispetto a quando potevano allenarsi, potevano andare ovunque eccetera eccetera, perché questo metodo è davvero assolutamente potente, l'estrema focalizzazione di questo metodo è assolutamente potente. E ho voluto fare questo webinar del 29 marzo per uscire allo scoperto e per svelarvelo. Come sapete, io non vi presento mai un qualcosa prima di averla sperimentata sulla mia pelle e sulla pelle di tutti gli appassionati, che ha prodotto realmente concreti risultati. Quindi quando uscirò col metodo che vi presenterò lunedì 29 marzo 2021, questo metodo ha già un anno di esperienza, perché sono partito dal lockdown di marzo 2020 e siamo arrivati a marzo 2021 a proporvelo, e ci sono 250 appassionati, più di 250 appassionati che sono già migliorati con questo metodo, e addirittura fisicamente ragazzi, fisicamente tutti questi appassionati non sono mai stati così tanto preparati come nel periodo del lockdown, sia a livello fisico, sia a livello tecnico, che a livello tattico, che a livello mentale, eppure hanno sviluppato tutto senza entrare concretamente in campo. E tutta questa cosa qua, io a costo zero, quindi senza l'utilizzo di strumentazioni particolari, ve la voglio svelare nel webinar di lunedì 29 marzo 2021, dove ti farò una presentazione abbastanza esauriente e esaustiva di tutto quello che è stato il percorso in questo anno e di come hanno fatto tutti questi appassionati a costo zero, lo ripeto, a migliorare concretamente il proprio livello di gioco anche se non entravano in campo a giocare. Quindi non ho tempo per giocare, le chiacchiere stanno a zero, sei in zona rossa, le chiacchiere stanno a zero. Siamo riusciti realmente, dati alla mano, e conoscerai i vari Jenny, Maurizio eccetera eccetera, Stefano, Mario eccetera, ad arrivare dal punto A al punto Z, a migliorare concretamente le proprie performance tennistiche. Quando si sono riaperti i palloni, quando c'è stato il via alla stagione agonistica dell'anno scorso, c'è stato gente che ha giocato sia per divertirsi, per divertimento, ma gente che poteva misurarsi, confrontarsi facendo tornei. Ebbene, primo torneo, iscrizioni, tanti appassionati che si sono allenati col metodo PST e sotto lockdown hanno ottenuto dei risultati incredibili, hanno vinto tantissime partite perché si sono allenati. Quindi mentre la maggioranza degli appassionati, anche molto più forti di loro, erano lì sul divano a lamentarsi, ma tanto non si può giocare, ma tanto è lì la zona rossa, è il lockdown, è la pandemia e stiamo attenti eccetera eccetera, loro si sono allenati, ok, senza
entrare in campo, chiaramente, sotto la disposizione del mio metodo personale PST, e d'estate hanno avuto dei risultati davvero, davvero strepitosi. Vi metto il link, ragazzi, perché secondo me dovreste realmente partecipare. Ciao Eva, un abbraccione, grazie mille per la tua partecipazione. Vi leggo un pochino adesso, scusatemi. Mi raccomando, ragazzi, partecipate, iscrivetevi al webinar. Vediamo un po'. Riccardo ci dice: ciao Riccardo, io ho scoperto molte cose grazie al lockdown e ora anche con le zone rosse mi sono dedicato molto di più a me stesso con miglioramenti. Grande Riccardo, ottimo, fai parte del 20% della minoranza consapevole. Ti consiglio assolutamente di iscriverti al webinar perché ne vedrai assolutamente delle belle, soprattutto di consapevolezza tennistica. Eva dice: ha detto bene anche lui Tiziano, le difficoltà nascono sempre, sì, dalle difficoltà si nascondono sempre delle grandissime opportunità, esattamente. Ciao Corrado, ciao Francesco, ciao Walter, un abbraccione, never give up, never give up, si continua. Ciao Gennaro, vediamo un po', Francesco dice: ci siamo al webinar, sono davvero contento. Allora, se non c'hai voglia, come me, però non ci si può lamentare, ovvio Eva, ma infatti avere la situazione sotto controllo è quello, cioè io non è che, allora ragazzi, grazie mille per il commento, infatti io non è che, come dire, critico o giudico le persone che non ottengono risultati, molto spesso le persone fraintendono, anche perché magari mando delle email un po' provocatorie che servono anche un po' per dare quello spunzone nel sedere e dire: cazzo, l'ha fatto male, però fammi vedere che cosa riesco a fare. Non è che faccio questo per giudicare, a me non interessa quello che fanno le altre persone, io sono sempre andato avanti per la mia strada, non ho mai guardato chi sta dietro, magari guardo chi sta davanti, quindi a me non interessa entrare in competizione con le persone che magari non hanno, non sono stimolate nel migliorare, ma non mi interessa entrare proprio in competizione, non devo nemmeno convincerle, non è neanche mio compito convincere queste persone a fare quello che magari io dico di fare o altri dicono di fare, ognuno ha una libera scelta, no? Però quello che hai scritto Eva, se non c'hai voglia come me, però non ci si può lamentare, è giustissimo, perché infatti sei consapevole di non avere voglia, di non voler fare determinati passi, quindi va benissimo così, ok? Io parlo di persone che fingono, quindi sono ipocrite, in Italia è pieno di ipocrisia, fingono di voler fare un determinato percorso e poi dicono: mannaggia, mi si è messa in mezzo questa cosa, perché se no, facciamo questo esempio, quanti di voi all'interno di questa diretta oggi hanno sentito dire queste parole da dei compagni di circolo? Sei classificato? No, oppure sì, ma che classifica hai? 4-5, ma quando giocavo 5 anni fa che stavo per diventare 4-1, e poi mi sono fatto male, e purtroppo, ma purtroppo cosa? Ma purtroppo sei un 4-5, punto. Cioè, non è che c'è da spiegare, cioè, non è che dobbiamo essere ipocriti. Allora, quelle persone lì, a me sinceramente, stanno un po' nel taschino, per non dire da un'altra parte, vicino al taschino, perché sono molto ipocrite, no? Non puoi dire una cosa e poi giustificare i tuoi insuccessi perché si è frapposto una situazione indesiderata, è una grande stronzata, ok? Io conosco tantissime persone, anche i miei ex maestri, che sono stati, adesso hanno 50-55 anni, che sono stati quasi al limite del 300-250 al mondo, che a 19 anni hanno dovuto abbandonare perché hanno avuto vari problemi congeniti al cuore, eccetera, eccetera. Io vi posso garantire che non si sono mai lamentati in 40 anni della loro vita del perché la carriera l'hanno interrotta per problemi al cuore. Mai. Mai. Perché questo? Perché ovviamente se ci è capitata questa cosa, ci sarà stato un dono anche nella sfiga, no? Poi sono diventati dei bravissimi maestri, hanno saputo aiutare tantissime altre persone con l'insegnamento, eccetera, eccetera. È inutile, cioè, essere ipocriti, dire non ci sono arrivato perché, se c'è stato quel perché, c'è un motivo, no? E il motivo è questo, non bisogna nascondersi dietro agli alibi. No, potevo arrivare 4-1 ma mi fa male la schiena. Sei 4-5, perché se tu magari avessi una tecnica da 4-1, la schiena non ti faceva male. Quindi è sempre quello il discorso, quindi assolutamente da non colpevolizzare il discorso di Eva perché è consapevole, ma da colpevolizzare secondo me il discorso delle persone ipocrite, la maggioranza, che pensano di voler raggiungere un obiettivo senza rimboccarsi le maniche, senza fare
questo, e senza fare questo non si ottengono risultati. Non puoi accampare scuse per i tuoi insuccessi, devi guardarti allo specchio e dire ok, sono stato una testa di, ok? E cambiare la situazione. Essere realisti è sempre il primo punto, è sempre il primo passo. Il realismo, ragionare per quello che è la realtà dei fatti è sempre la prima cosa, ok? Ok, perfetto, perché non l'ho raggiunta? Primo passo, è realmente quello che voglio? Perché se non è quello che voglio è giusto quello che diceva, ma se è quello che voglio devo cambiare le carte in tavola. Grande Francesco, un abbraccione, Gennaro standing ovation, buongiorno e grazie, e grande Tiziano, ciao Angelo, un abbraccione, allora vediamo, Francesco, io nell'ultimo anno ho giocato a livello amatoriale anche perché ormai ho 28 anni, 120 partite con 115 vittorie, tra l'altro non avrò mai più un anno così felice dal punto di vista tennistico. Cavolo, sì, sono tante sicuramente, hai giocato anche tanto, ma questo vuol dire, Francesco, sicuramente che sei pronto per fare un salto di livello, no? Perché se vinci tanto a livello, come hai descritto tu, amatoriale, sicuramente sei pronto per giocare a un livello un po' più superiore, no? Un po' più sopra rispetto ai tuoi standard. E poi no, ormai 28 anni non direi ormai, io sto attento chiaramente anche alle parole e a quello che mi scrivete, abbiamo una vita davanti, io ne ho 32, ma se dovessi riniziare a giocare, 5 anni che non faccio più tornei, ma se dovessi riniziare sicuramente non andrei a pormi con l'ormai ho 33 anni, no, assolutamente, cioè io gioco, magari a 33 anni posso anche arrivare a essere 2-4 e quando mi allenavo tutti i giorni arrivavo 3-1, perché? Perché adesso ho un'altra consapevolezza, adesso so un po' meglio come si gestiscono le situazioni, ho più saggezza, più esperienza, quindi mai dire mai. Ah, 38, va bene, uguale, non cambia Francesco. Ciao Erbond, un abbraccione, vediamo un po', ciao Matteo, ci vediamo stasera. Massimiliano c'è al webinar, Andrea si è iscritto, grazie mille Andrea, Enrico, bravo Tiziano, volere potere, assolutamente sì, ragazzi, visto che mi avete confermato che Andrea si è iscritto, Massimiliano ci sarà, ragazzi, questo webinar, sia chi è già un appassionato che segue i miei percorsi digitali, sia chi è un appassionato che non segue, ancora non ha mai seguito i miei percorsi digitali, va bene per tutti e due, per tutte e due le fasce, perché è una cosa completamente nuova, è un metodo che ho inventato in un anno e che ha assolutamente una controprova, non dico scientifica perché ovviamente nel tennis la scienza non esiste, ma sicuramente tecnica e biomeccanica assolutamente valida. Quindi giocando in questo periodo di crisi pandemica, di situazione pandemica, in zona rossa, eccetera, eccetera, quando non hai tempo per giocare, questo metodo è ottimo, sia per chi è già all'interno del mio percorso multimediale, sia per chi è Tecno Training o Tennis Junior Game Academy, sia per chi non lo è. Ok, quindi ragazzi, chi si è iscritto, provate, scrivetemi pure qua in basso se avete completato l'iscrizione al webinar di lunedì 29 marzo 2021. Vedo Andrea che si è iscritto, non so se Matteo, Massimiliano, Enrico si sono iscritti. Verissimo, più passano gli anni più si migliora, sì, come il vino, è vera questa cosa. Allora, Airbond dice, pescatori, cacciatori e tennisti devi dividere sempre per 5 quello che dicono. È così, effettivamente, perché comunque non è la categoria, è la mente dell'essere umano che ragiona così, tende sempre a giustificare i propri insuccessi. Invece quando capiamo che dobbiamo ragionare alla maniera opposta arrivano i maggiori risultati. Enrico dice, come cecchinato, ok, esattamente. Massimiliano dice, io mi sono iscritto, grande, grande Mass. Grazie mille. Quindi in questa sala Massimiliano, Andrea, o Enrico, o Matteo, Francesco, Erbond, vediamo un po' chi ha, diciamo, completato, finalizzato l'iscrizione. È un webinar live, ok? Quindi in diretta, che io terrò lunedì 29 marzo, dove vi spiegherò il metodo PST, quindi come riuscire a giocare a tennis, anche se non hai tempo per giocare, soprattutto in questo periodo di DPCM mensili, dove non si sa che quali pesci prendere, visto che abbiamo parlato di pescatore prima, con Erbond, e diciamo non si sa bene cosa fare, quindi se a noi ci obbligano dentro casa o magari visto che questa situazione perdurerà almeno per un altro pochino di tempo, sappiamo come allenarci, quindi non ci possiamo lamentare. Nel webinar vi spiegherò per filo e per segno come vi potete allenare con questo metodo PST che ha già funzionato dal lockdown 2020 con oltre 250 appassionati. Ok. Allora, vediamo un po', Dondolino ci scrive, io lavoro nel lockdown parecchio sull'ambito e-sport, posso garantirti una cosa, la pratica costante e continua rilevando in ogni match i propri errori paga? Sì, assolutamente sì, ci permette chiaramente di entrare
molto più nello specifico delle situazioni, ma pure io, senza parlare di e-sport, diciamo, faccio video analisi, Andrea è qui presente e con una VIP analysis andremo a vedere proprio tutto il suo tennis, dalla A alla Z, è un lancio che ho fatto proprio 15 giorni fa, quindi comunque sia serve, e il digitale serve. Bene, ragazzi, ok, vedo che siete tanti in diretta. Allora, Erbon dice iscritto, Dondolino fantastico. Ragazzi, vi metto il link, anzi il link c'è, vedo che siamo ancora in collegamento, ci sono parecchi collegati in multichannel. Io tra 2 minuti chiudo. Il mio giocatore preferito, Ivo, non lo so, è un misto tra Federer, Djokovic e Nadal. Non lo so, a me piacciono tutti, non sono lì col giudizio che devo dire quello mi piace o quello non mi piace, mi vanno bene assolutamente tutti i giocatori. Perché da ognuno c'è da prendere qualcosa. Ecco, per esempio, vedo purtroppo che c'è questa critica. Adesso Musetti ha battuto Schwartzman, una bella partita, complimenti a Musetti, che tra l'altro conosco bene perché quando giravo con altri appassionati, scusate, con altri giocatori della sua età, 2002-2003, lui era il numero uno in Italia, era già sponsor Nike. E adesso c'è, no, ma Sinner è un manovale rispetto a Musetti, c'è questa mentalità calcistica che a me sta molto sulle scatole. E fortunatamente la nostra piattaforma è molto selezionata da questo punto di vista, perché se no li blocco, li elimino, non è che non ci metto molto, insomma. E quindi mi dispiace questa cosa qua. Sono tutti grandissimi giocatori, ovvio che ci può essere un preferito rispetto che un altro, però penso che noi dobbiamo anche farci un'analisi di coscienza e apprendere dal Ferrer della situazione, come dal Federer, come dal Sinner, dal Musetti. È vero che quello più talentuoso dà più gusto vederlo, ma dovete apprendere da quello più stabile, più concreto, più consistente, perché non tutti hanno il talento, anzi uno su un milione, ok? Questo cerchiamo di insegnarlo sempre nei nostri percorsi. Allora, Dragonflyer, wow, grande, grande, che nome, i tuoi video mi stanno salvando assai e grazie ad essi sto diventando sempre più bravo. Dragon, ti consiglio allora di, vedo qua che c'è una cosa in connessione, ok, ti consiglio di continuare a seguirci, soprattutto nel webinar di lunedì 29 marzo, perché potrai migliorare ancora di più. I video che ci sono sul web sono solamente la punta dell'iceberg di tutto il sommerso che c'è nei nostri percorsi multimediali. Quindi molto spesso hai delle delucidazioni a spot e sei già molto bravo a metterle in pratica così, però il percorso completo ce l'hai chiaramente tramite i percorsi multimediali. Quindi continua a seguirci che potrai migliorare ancora di più. Io ho 52 anni e gioco meglio adesso che 30 anni fa, grazie a Tiziano. Wow, fantastico, Max, grazie mille. Sai cosa faccio adesso? Intanto vi do il tempo di iscrivervi. Io faccio un bello screen perché mi piace. Non so se lo posso fare, sì, certo che lo posso fare. Eccoci qua, aspettami, scusate, mi dovrei mettere così almeno si vede qua, ok, perfetto, scusate, ho fatto lo screen, ma questa cosa qua mi interessa perché mi piace. Ti ringrazio, Massi, per quello che hai scritto, perché comunque con Massimiliano ci conosciamo virtualmente, non abbiamo mai avuto modo di vederci di persona. Ma come potete vedere, la DAD, la didattica a distanza, funziona. Adesso tutti lo sanno e la prendono come per certa questa cosa, perché sapete, siamo nel 2021 e siamo obbligati magari a stare più a casa che fuori per questa pandemia, ma nel 2016 sono stato il primo e molte persone dicevano ma non si può migliorare il tennis online, quindi questa è stata una sfida, e avere comunque delle controprove, delle riprove del genere sociali, così come ho avuto in tantissime, più di 400 testimonianze, più di 100 video testimonianze che abbiamo nel sito tennisgenergame.com, ecco, mi fanno andare a dormire davvero felice e contento di quello che ho fatto in questi 5 anni, e sono uno sprone per continuare. Grazie a te, Massimiliano. Massimiliano, Sinner ha preccato Bautista Agut. Ecco, tra l'altro Sinner sta giocando, quindi ok. Ragazzi, quindi ultimi 30 secondi velocissimi. Aspettate, Enrico. Enrico sta scrivendo una cosa importante: tanti giocatori pensano al tennis parlato anziché al tennis giocato, verissimo. Io invece guardo solo il riscaldamento quando vedo i tornei per cercare di capire cosa c'è dietro quei colpi straordinari. Riscaldamento e allenamento, prova a vedere anche campi di allenamento, sicuramente lo starei già vedendo, Enrico. Esatto, ma siamo la minoranza consapevole, ma è quella che io cerco di setacciare giorno dopo giorno
per fare in modo che noi possiamo crescere insieme. Va bene, ragazzi, che dirvi? Io vi ringrazio della diretta e se avete capito poco, molto, niente o una cosa, l'unica cosa che vi volevo riassumere è che le iscrizioni sono aperte ancora per 11 giorni, ma fatelo adesso, non procrastinate. tennisunergame.academy/webinar play safe. Parleremo di come giocare a tennis in sicurezza e lunedì 29 marzo alle 21 italiane vi svelerò con un webinar live gratuito il metodo PST che sto utilizzando da oltre un anno oramai, quindi dal lockdown di marzo 2020, con oltre 250 appassionati, giocatori di tennis proprio come te e che hanno portato relativi e sostanziali significativi miglioramenti nel loro tennis anche in questa situazione, in crisi pandemica, zone rosse, arancioni e se non si ha tempo per giocare. Scusate, new comment, grazie a te Dragon. Allora ragazzi, vi saluto, 40 minuti di diretta, mi raccomando iscrivetevi al webinar, ci vediamo prossima diretta, sempre qui, mi raccomando non procrastinate, iscrivetevi perché domani potrebbe già essere troppo tardi. Un abbraccione come sempre, play tennis with passion, ciao da Tiziano.